Alle nostre spalle la torre di Rocca Galascio dal lato ovest, ovvero una delle cose più scenografiche che esistano al mondo. Io mi chiamo Franco, sono il presidente della cooperativa Vivi Galascio, ci prendiamo cura di questa meraviglia, del borgo sottostante e di tutto il nostro territorio. Rinascimentale. Questo luogo era celebre per il controllo del commercio della lana da parte della famiglia dei Medici, che acquistò, pensate un po', dalla famiglia Piccolomini di Pienza, quindi materia vostra, i quali vendettero per ristrettezze economiche la baronia di Carapelle ai Medici, che era questo complesso di borghi, più il marchesato di Capestrano che si trova qui giù. Ascolta, quindi San Rocco. Pietro. Pietro? Sì. Ma soprattutto, Franco, dici una cosa. In questa rocca c'è stato un fantasma significativo che ha lasciato veramente l'impronta del suo passaggio nel futuro e quindi nel presente? Qualora ci fossero fantasmi, sono sicuramente molto discreti, perché con me sono sempre stati educatissimi, sempre molto rispettosi e silenziosi, non si sono mai mostrati. Sicuramente io potrei essere un fantasma del futuro. Sì, una foto al volo, così detto. Inquadriamo questo signore qua, il nostro grande vecchio, il capo dei capi. Sì, con i capelli bianchi. Lorenzo. Ciao Lorenzo! Fortuna che l'avete incontrato. Grazie, è stato bellissimo oggi. Torneremo presto. Piacere nostro. E vi aspettiamo a San. No, splendido, una magia. È bellissimo, unica. Meraviglioso. Anche i vostri sono belli, di vostri. Vi aspettiamo, vi aspettiamo, certo, presto. Ciao. Veniamo. Ottimo. Ciao. Buona serata, ciao. Ciao.